Il 24 marzo del 1999 è una data entrata nella storia per il drammatico incendio nel traforo del Monte Bianco. Alle 10.47 un camion carico di margarina diretto verso l'Italia prende improvvisamente fuoco, costringendo il camionista Gilbert De Grave a fermarsi dentro al tunnel, generando un ingorgo. Il primo allarme fu dato abbastanza velocemente, ma per la chiusura del traforo ci sono voluti quasi 10 minuti. Alle 11.09 arrivano i primi soccorsi, ma ormai era troppo tardi per i malcapitati bloccati dentro. Il fumo si dirigeva verso il fronte francese a una velocità di circa 4 metri al secondo, con temperature oltre i 1000 gradi. L'incendio venne estinto dopo 53 ore. Solo allora i vigili del fuoco hanno appurato la dimensione del disastro. In totale persero la vita 39 persone, tra cui due soccorritori. Questa tragedia fece aprire gli occhi sulla prevenzione degli incendi. Il traforo venne completamente rinnovato e sono state adottate misure di sicurezza come il fire detector e il divieto di accesso a chi trasporta merci pericolose.